Buonasera agli amici di Pavi 1 TV Lombardia Live 24, ben ritrovati all'appuntamento con la voce pavese per questa domenica 7 agosto. Vi parlo oggi di un caso che veramente è da pelle d'oca, bisognerebbe mettersi le mani nei capelli. Ebbene, dovete sapere che in Lomellina, in provincia di Pavia, c'è un comune, Ceretto Lomellina, che ha dovuto dichiarare il default, ovvero il dissesto finanziario, per la scelta di non aver rinunciato a pagare la retta di tre ragazze minorenni che avevano bisogno dell'assistenza di una comunità. E così un comune di poco meno di 200 abitanti è stato costretto a dichiarare il dissesto. La situazione certo non era facile anche prima, ma è stata la retta di tre ragazze in comunità a portare i conti in rosso del comune, che diciamo non ha voluto far mancare l'aiuto a tre minorenni allontanate dalla famiglia, quindi tre minorenni che avevano bisogno di assistenza psicologica, educativa, specializzata. Si tratta di oltre 93.000 euro l'anno di costi lordi che nel piccolo paese, che ha meno di 200 abitanti, hanno fatto saltare un equilibrio già più che precario. Il sindaco Giovanni Cattaneo e il suo consiglio comunale avevano pensato e già scelto di rinunciare a tutte le indennità di carica, ma non è bastato nemmeno quello, e neanche l'anticipo di liquidità chiesto alla Cassa Depositi e Prestiti proprio per far fronte alla situazione delicata che vivono queste tre minori è stato sufficiente. Una storia emblematica che deve portarci però a fare serie riflessioni e a farle oltre a noi i livelli istituzionali più alti. Voglio spiegarmi meglio. Tutti si riempiono la bocca anche in questo tempo di preparazione alle elezioni politiche del ruolo dei sindaci, del ruolo dei piccoli comuni. I piccoli comuni hanno fatto l'Italia, sono l'ossatura dell'Italia. Ma poi con quali risorse si trovano a dover governare e gestire le cose i piccoli comuni? Allora, da un po' di tempo a questa parte vengono avanti le unioni dei comuni per mettere a sistema le risorse, razionalizzare sui servizi, condividere i segretari comunali, condividere parte del personale comunale, ma è un bluff della politica nazionale. Tenere in vita delle amministrazioni comunali che vanno in dissesto, ovviamente dopo tanti anni di difficoltà, perché non nascondiamocelo, chi governa dei sindaci spesso si riempie la bocca, ma poi alla fine, quando optano per delle riforme, ad esempio anche sotto il profilo tributario, il tentativo è sempre quello di portare di più a Roma e di lasciare sempre meno ai territori. E così, quando i territori incontrano una buccia di banana, la caduta è rovinosa. Ora io voglio fare un commento controcorrente, nel senso che molti vedono nel dissesto finanziario il problema principe. Per me non c'entra niente, anzi va encomiato un comune che politicamente incassa un insuccesso per non voltare le spalle a chi ha bisogno. Ok? In questo momento storico ci sono tante amministrazioni che di chi ha bisogno si riempiono anche qui la bocca, ma poi fanno poco, fanno il compitino. Qui invece il rischio del default tecnico si sapeva ci fosse, ma questo comune non è venuto meno a un obbligo. Da una parte è un obbligo che la legge impone, voi pensate l'ironia della sorte, no? Questa cosa la impone quasi la legge, no? Di farla ciascuna amministrazione locale che deve farsi carico di queste situazioni, proprio a volte, no? Proprio su ordine del tribunale. Quindi c'è la legge, poi c'è il tribunale, che comunque è lo Stato, ok? Che ti dice fatti carico, dopodiché c'è il tuo bilancio, e nel tuo bilancio, quando ti trovi a doverti farti carico di queste situazioni, che sono situazioni che ti capitano tra capo e collo, quando tu avevi pianificato, avevi fatto un bilancio, avevi magari qualche anche soldo rispetto al quale rientrare perché non avevi potuto avere in tassazione quanto ti aspettavi anche negli anni addietro, ebbene ti arriva tra capo e collo questa urgenza. E allora puoi cercare in qualunque modo di scaricare il problema, in questo caso queste tre ragazze che venivano in situazioni di disagio avrebbero avuto ancora più problemi, perché quando e se avessero potuto poi accedere alla struttura educativa, ogni giorno quando si vivono certe situazioni è prezioso, Cioè quando si vivono certe situazioni di profondo disagio, ogni giorno
di anticipo rispetto all'avvio del percorso di recupero è preziosissimo. Ebbene, il Comune, che è sempre lo Stato, fa questa avvia questo percorso di recupero investendo danari che non aveva fino ad allora previsto di dover mettere su quella partita. Ebbene, si può mandare in dissesto finanziario un comune del genere? Può non esistere nel paese con l'IVA al 22% e la tassazione tra diretta e indiretta al 70% la possibilità di aiutare un piccolo comune? E allora sui piccoli comuni, invece di fare dell'ipocrisia, dite che vanno soppressi, dite che vanno cancellati i piccoli comuni, togliete questi obblighi di legge a farsi carico di situazioni che i comuni non possono sostenere. Se si apre una buca, ci sono determinati comuni della provincia di Pavia e della Lombardia, i microcomuni, che devono fare i salti mortali per avere il catrame che serve per tapparla. Qui il problema è molto diverso e di natura molto diversa, ahimè, è molto più delicata questa situazione. E allora qui questa situazione andava affrontata così, ed è un peccato far portare un'amministrazione del genere che ha rinunciato a tutte le indennità di carica, ha dovuto leggere i mutamenti a livello nazionale e far fronte anche a mancate entrate tributarie negli ultimi anni, ha vissuto pandemia, lockdown come tutte le amministrazioni italiane, poi ha trovato queste minori in difficoltà con il tribunale. La scelta è stata quella di una comunità, questa comunità ha un costo, perché ovviamente questo genere di servizi sociali hanno un costo, e invece di continuare a dire ci candidiamo per aiutare il paese a superare le difficoltà, cerchiamo di fare piccoli passi concreti, cerchiamo di aiutare Cerretolo Mellina e tutti gli altri comuni che magari non sono in dissesto ma rischiano il dissesto perché c'è un buon operare, consenso da padri di famiglia, padri e madri di famiglia. Cerretolo Mellina, ci sono degli amministratori locali che hanno fatto buone madri e buoni padri di famiglia. Quella lì è la politica che a me piace, quella lì è la politica per senso di comunità e per spirito di servizio. Non meritavano di dover dichiarare il dissesto, non meritavano questa onta, non meritavano questo patimento, perché non sono andati in dissesto perché hanno costruito qualche Luna Park, non sono andati in dissesto o qualche opera farlocca, sono andati in dissesto perché non hanno voluto togliere la mano tesa a queste ragazze, anzi le hanno abbracciate, queste minori, accompagnandole a un percorso di recupero. Encomio a Cerretolo Mellina e diciamo tanto biasimo per chi lascia le amministrazioni locali virtuose a vivere queste situazioni tra il drammatico e il kafkiano.